Adesso volevamo farvi vedere anche, noi riceviamo tantissime lettere, email e telefonate. C'è una trasmissione che noi mettiamo in onda che molto spesso riceviamo delle lettere di incoraggiamento per questa trasmissione, perché va veramente a toccare il cuore di tante persone e poi porta anche delle verità che noi cristiani dobbiamo sapere. Se vogliamo discutere certe cose con persone che non credono nella creazione che fece il Signore. Questa trasmissione si intitola Creazione nel XXI secolo e vogliamo farvi vedere adesso un piccolo spezzone di questa trasmissione della vostra televisione cristiana, la TBNE. Lo vedete solo qua. Benvenuti a Creazione nel XXI secolo. Sono Carl Bo, fondatore e direttore del Museo Evidenza della Creazione di Glen Rose nel Texas. La volta scorsa ho iniziato la puntata senza sapere che sarei riuscito a farne solo una parte. Mi sono accorto solo in un secondo tempo che avevamo bisogno di un seguito. La domanda era questa: quale contributo hanno dato gli scienziati creazionisti alla tecnologia moderna e quali basi ci hanno lasciato affinché potessimo raggiungere i traguardi scientifici? Abbiamo così scoperto che i fondatori delle maggiori discipline scientifiche non solo erano creazionisti, ma credevano anche nella Bibbia e appartengono a un passato non lontano. Leonardo da Vinci, che credeva nella Bibbia ed era un creazionista, è considerato da molti il vero fondatore della scienza moderna. Ha fatto studi in diversi campi, ha tenuto annotazioni scientifiche accurate e dettagliate di dinamica, anatomia, fisica, ottica, biologia, idraulica e anche aeronautica. Era una mente incredibile, una delle più grandi menti di tutti i secoli. Johann Kepler è considerato il padre della fisica astronomica. Il suo lavoro riguarda un po' tutti ed è anche molto intrigante. La NASA, la più prestigiosa comunità scientifica di tutto il mondo, con la sua grande squadra di talenti, basa i suoi studi ancora oggi su molte scoperte e su molti fondamenti di questo grande uomo di Dio. Tuttavia, lui credeva che l'intero sistema fosse stato creato circa 7.000 anni fa. Francis Bacon, Lord Cancelliere d'Inghilterra, ha fondato la cosiddetta metodologia scientifica per l'analisi dei dati, la sperimentazione e la formulazione di conclusioni. Era un instancabile lettore delle scritture e un cristiano che credeva nella Bibbia. Blaise Pascal. Se consideriamo i filosofi e i matematici più recenti, lui è uno dei più importanti. Ha inventato il barometro, ha sviluppato diversi calcoli e diverse teorie matematiche. Una grande cima con la quale siamo in debito. Era ancora una volta un credente. Ho parlato di tutte queste persone nella scorsa puntata, aggiungendo questi quattro nomi. Robert Boyle, con il quale siamo in debito nel campo della fisica per quanto concerne i suoi studi sulla pressione, temperatura e volume dei gas. Era un